Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi ci troviamo nello sperduto lago di Mezzano. È un lago non troppo conosciuto, ma se vi ricordate bene, molti anni fa, uno dei più grandi pescatori che stimo tantissimo, che è Armando Tiberi, ci fece un bellissimo video che si chiama Le carpe dei briganti e diciamo che ho iniziato a crescere esponenzialmente grazie a questo video, perché è un pescatore che ho seguito veramente tanto e mi ha insegnato veramente tantissime cose di quelle che so. E ho deciso proprio di venire qui con la speranza magari di abbracciare una di quelle carpe che ha preso lui. E poi, se state connessi, dopo ci sarà una bellissima sorpresa che vedrete tra pochissimo. A dopo amici! Eccoci ancora qua. Allora, ho calato tutte e tre le canne nel fantastico lago di Mezzano. Come avete visto dalle immagini, non è un posto semplicissimo, infatti ho faticato abbastanza per portare tutta l'attrezzatura fino a questa piazzola e ho iniziato subito a calare le canne. Ho utilizzato sempre le stesse palline che sto utilizzando ultimamente, che sono le banana split e le acid fruit. Ho deciso di calarle un paio, diciamo, sul sottoriva. Sottoriva che comunque inizia ad alzarsi ad una decina di metri dalla riva, e questo lago può arrivare ad una profondità superiore ai 30 metri, quindi non bisogna cercare tanto di arrivare al largo, perché a distanza di 20-30 metri già hai una buonissima profondità. Quindi spero di aver utilizzato la strategia giusta e speriamo di rivederci tra pochissimo. Un saluto. Buonasera amici, allora è calata la notte, è arrivata anche un po' di stanchezza e io mi sto preparando. Ho appena montato la tenda, però prima di andare a dormire vi avevo promesso una piccola cosa, e diciamo che tramite un amico in comune sono riuscito a rimediare il numero di Armando Tiberi, che come vi ho detto oggi è un pescatore che stimo tantissimo e soprattutto è l'artefice di uno dei video che mi piacciono di più, che è Le carpe dei briganti.
Detto questo, non gli voglio fare perdere tempo e vi voglio presentare Armando Tiberi, che mi ha concesso, diciamo, il lusso di fare due chiacchiere con lui. E niente, Armando, scusa un attimo, niente Armando, ti voglio fare solamente tre domande. La prima naturalmente è come stai, la seconda è se mi puoi descrivere brevemente questo bellissimo lago, e la terza, che è la più importante di tutte, e credo se lo siano chiesto anche parecchie altre persone, diciamo, il perché della tua sparizione in questo mondo che era il tuo mondo, diciamo, no? Sì, esatto. Allora, vengo a rispondere dalla terza domanda e poi, però vabbè, innanzitutto tutto bene, sono qua a casa mia, e questa è la stanza dove mi diletto a fare i tatuaggi, perché per chi non lo sapesse sono appassionato anche di tatuaggi, ho preso l'attestato diversi anni fa e mi diverto qua spesso a tatuare. E per rispondere alla terza domanda, sì, effettivamente sono diversi anni ormai che sono fuori da questo mondo che era poi il mio mondo, quello della pesca sportiva. Ho smesso per una serie, diciamo, di motivi, una serie di circostanze, principalmente il fatto che comunque lavorare con la pesca in Italia è molto, molto difficile, e per me era un lavoro a tutti gli effetti, però è un lavoro che per una persona come me, 40 anni, due bambini, i cani, perché chi non lo sapesse abbiamo anche un grande allevamento di cani lupi, la pesca, per come l'ho sempre vissuta io, era un'attività a 360 gradi che mi occupava anche oltre 200 giorni all'anno, proprio per come sono fatto non riesco a dedicarmi a una cosa come il carp fishing in maniera marginale, cioè o tutto o niente. Molti sapranno che ho collaborato con aziende importanti nel settore della pesca sportiva, collaboravo attivamente come professional fisherman, cioè venivo retribuito per il lavoro che facevo, quindi questo andava dalla realizzazione di video allo sviluppo, alla vendita di prodotti, però ecco, l'Italia è un mercato un po' particolare, anche le aziende italiane sono un po' particolari sotto questo punto di vista, quindi se la pesca mi assorbiva interamente la vita, c'era anche la necessità che la pesca mi potesse garantire ecco, un futuro e una sopravvivenza. Allora, Mezzano è un lago innanzitutto, per chi non lo conosce, è un lago vulcanico bellissimo. Può andare a vedere il vecchio video di tanti capelli fa, le carpe dei briganti. Lago molto bello, acque cristalline, acque anche abbastanza fresche, perché è un lago comunque che si scalda un po' più lentamente rispetto ad altri. Questo non ho mai capito il perché. Lago popolato anche da dei predatori. Le carpe ci sono e ci sono anche di discreta taglia, sicuramente le livree sono bellissime. È un lago da una formazione abbastanza particolare, perché è fatto a gradoni e molta attività la vediamo proprio nell'immediato sottosponda. Io, per chi non lo sapesse, faccio anche attività subacquee, cioè facevo, posso dire, perché ultimamente non pratico più molto. Mi sono immerso sia in apnea sia con le bombole al lago di Mezzano, e vi dico, quello che ho potuto vedere con i miei occhi, perché poi queste sono cose che le vedi dal vivo, con scandaglio non te le dichiara, non te le fa scoprire. Molto alimento naturale, ma molto alimento concentrato nei primi 7-8 metri di profondità. Oltre questa profondità, dovete sapere che in un lago ci sono delle cozze d'acqua dolce, anche tante, però ecco, molti gamberetti, molte chioccioline, tanti microrganismi, ma tutti questi concentrati nell'immediato sottosponda,
proprio per la conformazione, perché ci sono punti che a pochi metri da riva già raggiungono comunque una profondità discreta. Quindi secondo me è inutile andare a cercare le carpe, diciamo, a lunga distanza, quindi a centro lago o a grande distanza, ma bisogna concentrarsi sulle fasce di passaggio nell'immediato sottoriva, quindi sfruttare appunto il primo gradone, limite il secondo gradone o degli ostacoli sul fondo, quindi erbai o soprattutto i tanti rami, alberi sommersi che caratterizzano questo ambiente. Allora, quindi niente Armando, io ti voglio ringraziare per queste due chiacchiere insieme, ti ringrazio per i consigli che mi hai dato, e è stato veramente un piacere. Spero di che magari riusciremo in un futuro a vederci sulle sponde di questo lago. Non è mai detta, non è mai detta. Un saluto a tutti ragazzi, ciao. Grazie Armando, ciao. Spero che vi sia piaciuta questa piccola sorpresa, sicuramente avrà fatto molto piacere alle persone che come me sono cresciute guardando i video di Armando e soprattutto quelle persone che sono venute a pescare qui per la prima volta vedendo magari appunto le carpe dei briganti, che vi consiglio veramente di andare a vedere perché è un video di qualche anno fa ma che racchiude veramente secondo me la vera essenza del carp fishing. In quel caso solitario, ma come succede spesso a me, perché anche questa sera sono da solo in questo bellissimo lago nel mezzo del bosco, però non mollo niente e sto qua ad aspettare magari di tirare fuori la stessa carpa di Armando, speriamo. Detto questo, io credo di mettermi in tenda perché è sceso anche veramente un bel frescotto e ci vediamo domani mattina, speriamo di vederci prima magari nel pieno della notte. Ciao ragazzi. Amici, buongiorno. Allora, purtroppo questa notte non si è sentito nessun bip e anzi in lontananza ho sentito veramente tanti salti, quindi ho deciso di spostarmi. Sono venuto all'incirca dove inizia il lago, dove c'è il pratino. E niente, io spero di prendere qualcosa, sono veramente fiducioso perché come vi ho detto di movimento questa notte ce n'è stato veramente tanto e ho appena calato le canne e non mi resta che incrociare le dita e speriamo di rivederci tra poco. A dopo amici. Ragazzi, il cambio di strategia ha funzionato alla grande, sono appena arrivato nel nuovo spot e ho subito scappottato.
La giornata ancora è lunga, quindi speriamo veramente di prendere anche le sorelle. Vi mostro subito questa bellissima carpa vulcanica. È caduta su una piccola pop-up banana split, sempre di Casa Project. È veramente arrabbiata, amici. Forse si è calmata. Eccola qua. Amici, anche questo video termina qui, la sessione finisce prima del previsto perché, come potete vedere e come potete sentire, si è alzato veramente un forte vento e in questi piccoli bacini dove le carpe sono veramente sospettose, diciamo che l'azione del vento e il continuo vibrare del filo nell'acqua influisce non poco. Quindi ho deciso di smontare prima e sono comunque veramente soddisfatto perché sono riuscito a scappottare grazie al cambio di strategia che ho effettuato questa mattina, e molto probabilmente se fossi rimasto nello spot di ieri sicuramente sarei andato via con il cappotto, quindi non mi posso di certo lamentare. È un lago veramente difficile, quindi una carpa per me è molto preziosa e me la porto stretta. Detto questo, non mi resta che salutarvi, amici, e ci vediamo al mio prossimo video che sarà sicuramente in fiume. Un abbraccione a tutti, ciao!